Ciao ragazzi, oggi continuo ancora con Turbo Fog. Anche questa partita purtroppo l'avevo già registrata, quindi adesso ve la commento posticipata. Allora, qui ho ottenuto la mano con Search for Ascanta senza mana blu, soltanto perché avevo comunque un Gift of Paradise da poter giocare al terzo turno, quindi diciamo non mi andava di mallicarlo. Il mio avversario, qui sembra un mono bianco, in realtà ecco, è un borosagro, quindi io da borosagro mi aspetto sempre che comunque, a differenza dei monorossi, non abbiano molti spari dalla mano, anche se di tanto in tanto si trova magari qualche lista con qualche sparo in più. Qui comunque incanto una terra, così poi il prossimo turno posso fare Search for Ascanta e guadagno 3 punti vita, che sono abbastanza importanti contro aggro. E lui ora qua gioca il primo History of Venalia, ne vedrete tanti, come avrete anche capito dal titolo. Ok, qua adesso gioco terra tappata, non mi serve tanto termini 3 di mana stappati, e gioco Search for Ascanta, che sarà una carta importantissima, tenetelo a mente. Seconda History of Benalia, quindi significa che ora passa all'attivazione della terza abilità, quindi del più 2 più 1 ogni turno per i prossimi 2 turni almeno. Terra via, già ne avevo troppe. E ecco, ho pescato un'altra terra, tantissime terre, cioè tantissime terre contro un board con due History of Benalia e 5 creature tra poco. E sembra una partita messa abbastanza male. Qua c'è la terza History of Venalia. Wow. E adesso lui avrebbe in realtà Lethal, perché sarebbero 4, 8, 12, 16. Ovviamente nessuna paura di Settle, ma vabbè, ci sta, nel senso che se io non ce l'avessi avuta adesso sarebbe stato Lethal. Per fortuna che avevo comunque le nebbie. Ok, certa corsa si può tenere. Ora, qui il gioco fa una cosa che non mi piace. Lui mi ha tappato quella maledetta foresta per darmi 2 mana blu. Ok, ora io ho pescato un altro certa corsa e avrei voluto giocarlo. Però i 2 di mana blu sono andati così. E qui me ne sono appena accorto. Non mi piace come lui il gioco, tappa le terre. Si dovrebbe attivare il full control, prendersi 2 di mana blu, tappare un'altra terra, giocare certa corsa con 1 mana blu e l'altra terra, e successivamente poter giocare un'altra magia col blu. Però ogni volta col attivare full control, selezionare le terre 1-1 è un po' più lento, ok? Quindi io molto spesso non ci penso neanche e vado così, infatti a volte faccio degli errori che magari mi fanno perdere le partite. Comunque state sempre attenti a queste cose. Lui adesso ha tantissimi danni in campo. Adesso spero di pescare altre nebbie, perché altrimenti la partita sarebbe persa. Per fortuna ho pescato Cleansing Nova, importantissima comunque Search for Ascanta per avermi buttato qualche terra nel cimitero, perché altrimenti non avrei potuto pescare Cleansing Nova. Adesso ho comunque il mana per giocare Cleansing Nova anche dopo aver giocato certa course, quindi posso tranquillamente scartare terra e giocare Cleansing Nova. Fortunatamente il Dauntless Bodyguard, che ha giocato al primo turno, non bersagliava ancora niente, quindi non può sacrificarlo per salvare una creatura. Vabbè che comunque io ero a 15 punti vita, però non si sa mai. Qui c'è la quarta History of Venalia, ovviamente 4 History of Venalia in una partita e io sono ancora a 15 punti vita. Nexus of Fate si può tenere perché già ho 7 terre, ma non solo ho 7 terre, ma ho Ascanta che si flippa e ho Teferi in mano. Perché giocare a Nexus of Fate per semplicemente pescarsi una carta non ha senso, non ha assolutamente senso. Adesso qui io posso stappare 2 terre a fine turno e poter attivare Ascanta. Tanto comunque non devo lanciare una nebbia adesso, non ho paura di 2 danni.
Lui ha il removal per Teferi, va bene. Cioè, non va benissimo, ok. Però prendo atto di quello che ha fatto l'avversario. Anche se comunque io adesso un altro Teferi potrei trovarlo con Ascanta. Ecco. E adesso 5, 6, 7, 8. Posso fare 3, 3, 6. No, non posso attivare Nexus of Fate adesso perché avrei soltanto 6 di mana. Adesso ne ho 7. Devo mettere il... Non l'ho fatto, l'ho dimenticato, l'ho dimenticato. Mi sa che me ne sono accorto dopo. Sì, me ne sono accorto dopo. Potevo attivare Nexus of Fate. Questo è stato un errore abbastanza stupido. Dovevo semplicemente contare le terre e rendermi conto che avrei avuto 7 di mana per Nexus of Fate. Però comunque posso anche usare Nebbia adesso e attivare Ascanta. E poi il prossimo turno iniziare la combo con Nexus I of am Fate. proud to fight by your side. Look how far you have come. Ah, il gioco qui mi ha tappato l'unico mana blu che avevo e quindi non potevo più attivare la Ascanta. La odio questa cosa che fa il gioco. Perché mi devi No time tappare for l'unico waiting. mana blu che ho? Il gioco non se ne rende conto, il gioco si ricorda sempre e comunque che quella è una terra base. E quindi dà priorità alla terra base, quindi mi tappa per prima la terra base. E quindi addio attivazione di Ascanta. Adesso però, come al solito, prima si gioca Nexus of Fate, così si rimescola nel mazzo, poi si mette il blocco, vedendo qua sono arrivato Gold 1, si mette il blocco, si passa, si stappano due terre, si attiva Ascanta e ci sono più probabilità di pescare Nexus. Allora, due terre però non c'è mana blu per Richard Course, quindi mallico. Quattro terre, però c'è un Discovery, c'è un Teferi, va bene. Search for Ascanta ottima. Anche se non so ancora cosa mi giocherà il mio avversario. No, forse mi conviene giocare Temple Garden. Sì, per non dover pagare due punti vita al secondo turno per avere una terra stappata. Ci sarà tempo poi per giocare questa terra qui. Nero, nero. Ok, questo mazzo comunque lo batterò 100%, al 100%. Non ha modi di farmi danni dalla mano, di essere fastidioso in qualche modo. Tranne che con Vraska's Contempt o Assassin's Trophy su Teferi. Però di solito questa qua è una versione di BG Midrange un po' più budget, quindi magari potrebbe non avere gli Assassin's Trophy. Io intanto gli guardo tutto il mazzo. Finora niente di che. Terra. Gli servono delle terre. No, se gli fosse servita una terra stappata si sarebbe preso quelle. Terra non mi serve al momento. Prima del quinto turno comunque ne pescherò un'altra. Tanto anche Discovery. Quindi adesso posso mettere terra tappata questo turno, come previsto. Nexus terra. No, al momento non mi serve né Nexus né terra. Comunque, più carte butto nel cimitero. Cioè, lo scopo anche di Discovery Dispersal, in particolare di Discovery, è quello di buttarmi più carte nel cimitero in modo da mangiare a Search for Ascanta. Già ne ho tre. Nexus purtroppo non va nel cimitero, però comunque. Diciamo che sono messo molto bene. Midnight Reaper non mi importa, assolutamente. Adesso ho 4 danni a turno da tenere a bada. E allora, sicuramente una Cleansing Nova ad un certo punto mi servirà. Quindi questa tengo top. Però mi servirebbe comunque la quinta terra per giocare Teferi il prossimo turno. Spero che Ascanta mi aiuterà. Spero che lui il prossimo turno non giochi Vivien. Perché mi darebbe molto fastidio, voglio flippare Ascanta. In realtà questa lista non so se la giochi. Quindi intanto vediamo, il prossimo turno già sono molti danni. Non attacca con Midnight Reaper, questa è una buona notizia. Questa è un'ottima notizia. Finalmente, un avversario che gioca attorno a Settle quando io non ho Settle. Finalmente, bellissimo. No, dai terra, che entri stappata per favore, no, non c'è. Non c'è. Però potrei anche usare una nebbia, tanto comunque ne ho tre. Un altro Midnight Reaper. Quasi quasi lo uccido facendo un Cleansing Nova. Allora, 3, 3, 6 e una 7. Passano. Non ha modo di farmi danni dalla mano, quindi non devo temere. Ok, c'è terra. Non devo temere degli spari o qualcosa del genere. Posso anche restare ad un punto vita. Il fatto è che
Usare nebbia all'ultimo è molto importante perché così ti resta in mano per un turno in più e puoi sopravvivere un turno in più. Perché se io avessi fatto la nebbia prima, lui non sarebbe stato lethal, ok? Però il turno successivo, cioè in quello stesso turno, magari mette un'altra creatura e con quelle creature che in quel momento ha in campo è lethal. E quindi è una nebbia sprecata. È una nebbia sprecata perché avrei potuto usare il turno successivo e avrei avuto un turno in più, semplicemente. Io adesso qua deve attaccarmi con 4 almeno. È 3 su Teferi. Strano che non abbia attaccato anche con i Midnight Reaper. Tanto con 2 di mana non avrei potuto avere 7. Però vabbè, ha detto sono lethal con questi. Però no, se io avessi fatto un removal tipo un Seal Away su questa, lui non sarebbe stato lethal. Quindi questa è una mossa stupida da parte sua. Avrebbe dovuto attaccare con tutti. Vabbè, io avrei messo un altro Midnight Reaper su di me e un altro Midnight Reaper su Teferi. Così in caso sarebbe anche morto Teferi, nel caso in cui io avessi usato 2 removal su 2 creature, cioè. Non sarebbe mai successo, però. Certo, a course mi piace. Tanto comunque non avrei potuto flippare a Skanta. Qua la terra in questo turno ce l'ho, intanto pesco con Teferi. Keep up the pace. Qua gioco certa corsa, tanto poi stappo due terre. Non è che mi servano comunque le terre. Tolgo pianura. Come avrete notato, io non ho voluto usare qui Cleansing Nova perché comunque posso ancora proteggermi con le nebbie. Il fatto è. Allora, i fatti sono due. Uno, ritardando Cleansing Nova, il prossimo turno posso distruggere ancora più creature. Se lui continuerà a metterne. Un altro Midnight. Ah, ok, Chupacabra. Due. Ho dimenticato il 2. Ho pensato al Chupacabra e ho dimenticato il 2. Ok. 2, ok, mi è ritornato in mente. 2, se io avessi usato lì Cleansing Nova, lui avrebbe sì perso 10 punti vita, ma si sarebbe pescato 10 carte. Probabilmente tipo anche una Vivien o un. Qui uso qualcosa più male. O un Assassin's Trophy per Search for Ascanta, eccetera, eccetera. Quindi gli avrei dato la possibilità di farmi fuori una delle due carte che mi sta facendo vincere la partita. Quindi ritardo tutto di un turno, nel frattempo trasforma Ascanta. Ho comunque un altro Teferi in mano. Nel caso lui mi distruggesse, mi esiliasse quel Teferi. Qua c'è Gift of Paradise. Ok, io comunque ho un'altra nebbia. Quindi potrei resistere ancora un altro turno. E nel frattempo iniziare a usare Ascanta. Adesso intanto vado di più uno. Sempre, prima cosa. Qua c'è carne. Allora, mi faccio un conto. 4 e 2. Questa è come se la lanciassi 2 perché mi dà. L'altra terra mi dà poi un mana. E 2. Questa. Posso usarla con le terre stappate. No, in realtà io volevo attivare la scanta. 4 e 4, 8 e 2, 10 e 2, 12. No, non ci arriverò mai. 7, 8, 9 se stappo quella. In realtà mi piace di più scanta che Karn. Però Karn con 4 di mana poi posso usarlo più e più volte. Parto con Karn, dai. Forse comunque è preferibile usare Skanda perché ti leverà 4 carte, puoi prendere più facilmente dei Nexus of Fate, lui ovviamente qua mi darà Settle the Wreckage sicuramente. Ecco, vedete Settle the Wreckage. Io qua avrei dovuto usare però prima Gift of Paradise forse, no, no, non importa, non importa. Sì, magari potevo evitare di darlo all'unica carta che mi desse mana rossa, vabbè comunque è uguale, non cambia assolutamente niente. Qua passo il turno. Perché tanto comunque ho solo una carta rossa a cui serve un solo mana rosso. Quindi comunque è ass assolutamente indifferente. Ho fatto bene a mettere carne. Ho fatto davvero bene a mettere carne. Carne mi protegge Teferi. Avrei potuto anche fare il meno 2 con Karma, ma non era il caso in quel momento. Lui comunque aveva delle creature in difesa. Io non potevo ancora fare la combo di turni infiniti. Quindi dai, va bene così, va bene così. Certo, lui si sacrifica quella. Perde 2 punti vita, pesca 2 carte. Mette altre 3 creature nel cimitero. Un attimo che faccio risolvere queste e guardo. Vabbè, non c'è niente di che comunque nel cimitero. Non sta giocando niente di che. Non ha neanche una quarta terra, se non la mette adesso, per Vraska scontento. Comunque io in ogni caso ho un altro Teferi in mano. Ok, benissimo.
Ok, quel Precrafter deve restare là, però a memoria al Two Folly. Gli ci vogliono ancora altri 2 turni, forse, 1, 2, 3, 4. Se prende una terra stappata. Se pesca una terra stappata, questa però è tappata e non la può pescare, quindi può usarlo il prossimo turno. Ma a quanto pare lui non ha un'altra terra in mano. Ora qui io potrei per lui avere Settle the Wreckage. Quindi lui non sta giocando attorno a sé. Cioè lui non attacca a me, attacca solo Teferi, non so. Certe volte mi sembra che i giocatori pensino che se attaccano su un Planeswalker io non gli possa usare Settle the Wreckage. Boh, non lo so, non lo so. Comunque, allora, Nexus, poi stappo due terre e vado di Ascanta. Cleansing Nova può aspettare visto che avrò comunque un altro turno Keep dopo up di the questo. pace. Almeno un altro turno dopo di questo. Come metto terra tappata, non mi serve mettere la stappata, tanto comunque il mana per attivare la scanta ce l'ho. Un altro Nexus. Un altro Nexus. E vabbè, GG, gli dico GG, magari come quello di prima concede. You know what? I'm not done yet. Questa cosa funziona tantissimo. Questa cosa funziona tantissimo. Di usare prima Nexus. E poi usare il più di Teferi. E poi usare Ascanta a fine turno. Ah, non c'è niente. Vabbè, mi sono tolto 4 terre in realtà. No, in realtà non importa che mi sia tolto 4 terre perché Nexus rimescola il mazzo. Quindi le 4 terre che erano in fondo vengono rimescolate. GG. Ultime 2 vittorie.